Bentrovati, buongiorno. Sono Remo Realdon, presidente della Fondazione Radicanti Rosantini, con sede in Este, provincia di Padova, che svolge in via diretta un'attività di ricerca in collaborazione con università ed enti territoriali, come risulta dal sito web. Cura altresì un'attività di promozione culturale nel territorio della Bassa Padovana, attraverso il sodalizio Osteria Letteraria con gli incontri mensili. Osteria Letteraria, in collaborazione con il Liceo Ferrari, nelle persone della preside professoressa Anna Tretto e il professor Paolo Bottaro, si propone di ricordare il centenario dantesco, promuovendo un concorso premio da riconoscere ai tre migliori elaborati sulla figura e l'opera di Dante, ed aperto agli studenti del triennio delle scuole superiori, medie e superiori della Bassa Padovana. Tale concorso si svolgerà presumibilmente nel prossimo mese di ottobre. Abbiamo ora l'onore di accogliere il dottor Aldo Cazzullo, è autore del libro A rivedere le stelle, che è stato accolto con tanto apprezzamento e successo dai lettori. La presenza del dottor Cazzullo è preziosa per la competenza che caratterizza il suo lavoro di giornalista, firma prestigioso del Corriere della Sera, e autore di libri di storia che spaziano con competenza e passione dal Risorgimento ai nostri giorni. Importante è affermare, ricordare che la visione del contributo del dottor Cazzullo e di altri due esperti e condizione propedeutica alla partecipazione del concorso premio di cui abbiamo detto sopra. A interloquire con il dottor Cazzullo è il professor Lorenzo Joaquin, docente di italiano presso il Liceo Ferrari di Este. Grazie, dottor Realdon, per la possibilità, grazie a Osteria Letteraria e ovviamente grazie anche a dottor Aldo Cazzullo che ha accettato di dare la propria disponibilità e discutere in occasione di questo centenario dantesco, di quella che è stata la sua ultima fatica, il libro Rivedere le stelle, un libro dalla cui lettura sono emerse, devo dire, numerosi spunti molto interessanti e che insomma, abbiamo l'occasione oggi di poter discutere con lei. Partirei dal primo spunto, dalla prima riflessione che ho evinto dalla lettura del libro. Perché si nota che nel suo libro si affronta la questione della finanza e dell'usura al tempo di Dante. Ecco, le chiederei come Dante coniuga la morale e l'economia. Grazie professore per la domanda, ringrazio il dottor Realdone e tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro e tutti coloro che ci seguiranno. Dante scrive che la natura è figlia di Dio e scrive che l'arte degli uomini imita la natura, per cui l'arte degli uomini può dirsi nipote di Dio. Gli uomini traggono il proprio pane o dalla natura, i contadini, o dall'arte, gli artigiani, gli artisti, gli operai. Ma, secondo Dante, coloro che fanno soldi con altri soldi sulla pelle della povera gente commettono un atto di violenza contro Dio, cioè una violazione della natura e dell'arte. Per questo gli usurai sono l'inferno tra coloro che commettono violenza contro Dio. È molto severo Dante. Tant'è che fu anche accusato di essere conservatore, di essere quello che ce l'aveva con i subiti guadagni, con i guadagni improvvisi. Dante, figlio di un'antica famiglia di piccola nobiltà, non ricca, è stato accusato nel tempo di essere quel punto che ce l'aveva con i ricchi, eccetera. Ma in realtà Dante non ce l'ha con la ricchezza. Dante ce l'ha con l'usura intesa proprio in senso lato, come egemonia della finanza. Ai tempi di Dante, Firenze era un po' la Manhattan dell'epoca, aveva più abitanti di Parigi, c'era già un sistema bancario e finanziario, contro cui che noi non dobbiamo demonizzare. Però in qualche modo Dante aveva intuito una cosa che oggi pare estremamente chiara, cioè la separazione tra ricchezza e lavoro. Oggi noi parliamo molto di ricostruzione, no? Dopo la grande crisi, dopo la pandemia, e facciamo un paragone con la ricostruzione.
e seguì la seconda guerra mondiale, ma i nostri padri, le nostre madri, ormai i nostri nonni, le nostre nonne, hanno ricostruito l'Italia con il lavoro. Lavoro prestato spesso in condizioni durissime, oggi irriproducibili, giustamente riproducibili, bambine e donne incinte curve sui campi, ciminiere in città, acciaierie in riva al mare, nubi tossiche, reparti verniciatura. Quindi è stata un'epopea grandiosa con elementi anche sicuramente da non ripetere, però i soldi si facevano con il lavoro. Oggi il lavoro sembra diventato un problema. Se un'azienda licenzia, le sue quotazioni in borsa salgono, i suoi azionisti si arricchiscono, i suoi manager ricevono dei bonus milionari. Ecco, questa degenerazione in qualche modo Dante l'aveva intuita, e dice Papa Francesco, ha detto che Dante non è soltanto un grande poeta ma anche un profeta, e anche in questa cosa purtroppo aggiungo io Dante è stato profetico, e aggiungerei per concludere che tra gli usurai Dante che colloca Reginaldo degli Scrovegni, che poi il papà, visto che insomma mi rivolgo a un pubblico padovano, Reginaldo Scrovegni è il papà dello Scrovegni, che ha fatto fare la cappella degli Scrovegni anche per espiare il peccato paterno dell'usura. Secondo una tradizione Dante conosceva Giotto e andò a trovare Giotto a Padova mentre Giotto affrescava il giudizio universale della cappella degli Scrovegni. Siamo nei primi anni del 1300, Dante sta scrivendo l'inferno, Giotto sta affrescando l'inferno, chi ha ispirato chi non si sa. Si può dire però che Dante risparmia ai dannati alcune torture, tipo le torture genitali, così, che invece gli artisti come Giotto dipingevano. Quindi Dante, da un certo punto di vista, è forse più pietoso. Concludo davvero, perché tra Dante e Giotto c'è un rapporto. Dante cita Giotto nella Divina Commedia, Giotto affresca il volto di Dante nel Bargello, che era all'epoca il palazzo comunale di Firenze. C'è un legame anche perché con Dante e Giotto comincia un po' l'Italia, dopo ne parleremo. Se voi andate a vedere il campanile di Giotto, è un'opera di architettura, è un campanile, ma è anche un'opera di scultura perché è scolpito, ed è un'opera di pittura perché è dipinto. E se andiamo agli Uffizi vediamo le Madonne giottesche, assise, sedute, su troni che erano fatti nello stesso stile del campanile, segno che si facevano così anche i mobili. L'Italia è sempre stata un po' il software del mondo, il luogo in cui si pensava il mondo e la maniera di raffigurarlo, il luogo dove nascevano gli stili, il gotico giottesco, il rinascimento, il barocco, il rococò, il neoclassicismo, il futurismo, e l'arte che per Dante è importante, la natura e l'arte. Fare soldi con altri soldi è una cosa che a Dante non piaceva. Lei parla di eterna giovinezza della Divina Commedia. Le chiedo cosa può insegnare oggi in un periodo in cui noi tutti siamo dominati dalla paura il poema dantesco? Può insegnarci moltissimo, intanto perché Dante parla di noi, fin dal primo verso, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura. Ebbene, la parola chiave è nostra, e Dante ci informa che sta parlando di noi. De te fabula narratur, la storia ci riguarda, ci interessa in quanto esseri umani, perché il viaggio di Dante nell'altra tomba è anche un viaggio interiore, sino ai confini di ciò che è noi, e ci interessa in quanto italiani, perché Dante è un po' il primo italiano, ci dà una lingua, ci dà un'idea di noi stessi. E leggere Dante, leggere l'inferno di Dante in questo anno di pandemia, aiuta intanto a inserire le nostre sofferenze in un contesto. È chiaro che l'inferno racconta di sofferenza, e c'è proprio una pandemia, viene descritta una pandemia nell'ultima Malabolgia, quella dove sono puniti i falsari di parola, di persona, di metallo e di moneta. I falsari di persona sono quelli che si impadroniscono dell'identità altrui. Dante mette in scena Gianni Schicchi, che era un imitatore, bravo come Crozza, il quale aveva fatto una truffa, si era fatto passare per un morente, d'accordo con uno dei parenti, lui proprio aveva interpretato la parte di questo greco fiorentino Buoso Donati che stava morendo e aveva dettato un falso testamento a favore di questo truffatore complice che l'aveva ricompensato dandogli la più bella mula della stalla della famiglia. Ebbene, questi falsari sono puniti con una malattia infettiva, distrutti, stanchi, si appoggiano l'uno alla schiena dell'altro, una scena terribile. Del resto la pandemia ai tempi di Dante non era una dolorosa sorpresa come adesso, era una dolorosa abitudine. La generazione successiva
a quella di Dante sarà spazzata via dalla peste, che qualcuno calcola un terzo, qualcuno dice addirittura metà della popolazione di Firenze morì. E la generazione successiva ancora fece il miracolo del Rinascimento. Ne siamo sempre usciti e sempre ne usciremo. Ecco, diceva Borges che la Divina Commedia è il più bel libro scritto dagli uomini. Ecco cosa intendo per eterna giovinezza della Divina Commedia. Ed è un libro scritto in italiano, nella nostra lingua, da un italiano, il nostro compatriota. E questo ci ricorda chi siamo, quello che possiamo, quello che dobbiamo ancora fare. È un libro utile, l'Inferno, non è soltanto un grande piacere intellettuale, ma aiuta a mettere le nostre sofferenze in un contesto e aiuta a ricordarci che cosa vuol dire essere italiani. Nel capitolo 19 del suo libro lei affronta la questione relativa all'Ulisse dantesco, il quale, con un discorso che lei definisce nel suo libro breve e formidabile, affascina i vecchi compagni e li convince a recuperare, a riprendere il mare, a recuperare il viaggio. Oggi, secondo lei, la parola ha lo stesso potere di convincimento, può essere paragonata alla parola di Ulisse? Beh, l'orazione picciola, il breve discorso con cui Ulisse convince i suoi compagni a riprendere il mare ed andare oltre le colonne d'Ercole, è un discorso formidabile. Io lo paragono a queste scene cinematografiche in cui c'è un condottiero, uno Spartaco ad esempio, nel primo film di Stanley Kubrick, che provoca l'ovazione dei suoi uomini. È una scena formidabile. Ulisse è un po' l'eroe della conoscenza. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. E Ulisse è un personaggio in cui Dante si rispecchia. L'Ulisse dantesco è un po' il primo uomo moderno. Dante era un uomo del Medioevo, certo, però vedete, la modernità non nasce dalla saggezza, nasce dall'ignoranza, o meglio, nasce dalla consapevolezza di essere ignoranti. L'uomo sa di non sapere, quindi si mette in viaggio, di retro al sol, nel mondo senza gente, oltre i confini del mondo conosciuto. Cioè, Omero non ci spiega come muore Ulisse. Dante immagina che Ulisse non sia tornato a Itaca, abbia ripreso il mare, abbia violato le colonne d'Ercole, navigando nell'oceano verso occidente per 5 mesi, fino a quando arriva davanti alla montagna del Purgatorio e fa naufragio, perché secondo Dante senza la fede cristiana non c'è verità, non c'è salvezza. Eppure un seme era stato gettato, perché poco più di un secolo e mezzo dopo la morte di Dante, un altro grande italiano, Cristoforo Colombo, prenderà il mare sulla rotta dell'Ulisse dantesco e scoprirà un continente cui un altro grande italiano, un altro grande fiorentino, Amerigo Vespucci, darà il proprio nome. Questa è la storia di Dante. Se voi mi chiedete, il professor mi chiede se oggi la parola ha la stessa capacità di convincimento, oggi direi che ci sono i social, oggi c'è la rete. Anche quello è un modo di usare la parola, ovviamente amplificato. È un'opportunità straordinaria, può essere anche un grande rischio, perché attraverso la rete si propagano anche fake news, menzogne. È l'eterna sfida dell'uomo, no? Riuscire a comunicare il vero, il giusto, il convincente, e qualche volta però anche il falso, il cattivo, qualcosa che ti induce una cattivazione. Il potere della parola non è mai venuto meno. Certo, uno che scriva bene come Dante, perché poi alla fine le parole di Ulisse sono scritte da Dante, beh, quello dobbiamo ancora averlo. Né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito morlo, qual dovea Penelope far lieta, vincer potere dentro me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, e misi me per l'alto mare aperto. In fondo siamo al mondo proprio per questo, per conoscere i segreti dell'animo umano. Ce lo ricorda Ulisse, ce lo ricorda Dante. Per parlare di un altro personaggio di cui lei appunto che lei tratta nel suo libro, vorrei partire dalla lettura di alcuni versi di Dante. Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. Ecco, con queste parole Dante immagina che il suo maestro Brunetto Latini, nel 15° canto dell'Inferno, gli si rivolga. Brunetto Latini è un dannato, eppure, come lei scrive nell'11° capitolo, è stato lui a insegnargli come l'uomo si può diventare immortale vivendo nella memoria degli altri. Ecco, proprio in riferimento a Brunetto Latini, che è il maestro di Dante, e alla luce di queste parole, che ruolo ha secondo lei, o com'è cambiato il ruolo del docente, dell'insegnante per gli allievi in un periodo così drammatico come quello che stiamo vivendo in questa pandemia? Beh, la figura degli insegnanti per gli allievi è fondamentale.
E lasciatemi dire un grazie a tutti gli insegnanti d'Italia che in questo anno hanno fatto davvero dei miracoli, sono riusciti ad attrezzarsi per la didattica a distanza, per fare lezioni online. Non è facile, già non è facile tenere i ragazzi in classe a maggior ragione a distanza, quindi tutti quanti, ma gli insegnanti in particolare, hanno pagato un prezzo alto alla pandemia. Brunetto Latini è l'unica figura familiare con cui Dante si ferma a parlare nell'inferno. Ma è anche l'unico a cui dà del voi e non del tu, ed è l'unico che chiama Sir, signore, proprio a sottolineare l'importanza che Brunetto Latini ha per lui e proprio a sottolineare la riconoscenza che verso la cara, buona immagine paterna, come la definisce, che a Dante insegnava come l'uomo s'eterna, come l'uomo può diventare immortale. E come può diventare immortale l'uomo? Attraverso le sue opere, e in particolare attraverso i suoi libri. Brunetto Latini, siete voi qui, Ser Brunetto, lo introduce Dante, e tra i sodomiti, e non dobbiamo far finta che questo non accada, nel senso che Dante era un uomo del suo tempo, e per lui i sodomiti andavano all'inferno, anche se, ripeto, vengono loro risparmiate le torture genitali che si vedono negli affreschi del tempo, anche se Virgilio dice a Dante: qui si conviene essere cortesi, e anche se alcuni sodomiti sono in purgatorio, il che vuol dire che sono salvi. Brunetto Latini era il maestro di Dante, aveva anche scritto un'opera che in qualche modo prefigurava la Divina Commedia, un viaggio in cui si incontrano personificazioni di vizi, di virtù, personaggi del passato. In qualche modo può anche essere considerato l'ispiratore della Divina Commedia, aveva scritto Il Tesoro e Il Tesoretto, questi libri che avevano un po' l'ambizione di raccogliere tutto lo scibile umano. Era l'ambasciatore di Firenze a Parigi. Dopo la sconfitta dei Guelfi, lui rimase a Parigi come esule e poi tornò a Firenze quando i Guelfi ripresero il sopravvento e divenne una figura anche importante nella vita politica cittadina. E prima di congedare Dante, gli affida il suo tesoro, la sua opera, nel quale io vivo ancora. Cioè, l'idea che si viva per sempre attraverso le parole, attraverso i libri, è un'idea meravigliosa. E poi fugge velocemente perché i sodomiti sono sottoposti a una pioggia di fuoco, non possono mai fermarsi. E Dante paragona la sua fuga con queste sue gambe snelle alla corsa campestre che ha visto correre a Verona, quella del drappo verde, e conclude dicendo: parve colui che vince e non quelli che perde. Quindi c'è l'idea della dignità, pur essendo dannato. L'idea di vivere per sempre attraverso le parole è un'idea che percorre tutta la storia della letteratura. Quando Neruda sta per morire, scrive: non crediate che io mi spenga, non accade che io muoia, accade che io stia per vivere. Perché poi la poesia non muore mai. Mi viene in mente un verso che cito nell'Arrivedere le stelle, nel libro di Callimaco, questo lirico greco, che quando apprende la notizia della morte di un suo amico poeta, dice: qualcuno mi disse della tua morte, Oraclito, e piansi. Ripensai le molte volte che, parlando insieme, ci sorprese la sera. Ora tu, amico di Alicarnasso, sei da lungo tempo cenere in qualche luogo, ma vivono per sempre i tuoi usignoli. Su di loro Ade, che tutto rapina, non metterà le mani. Ecco, questa idea che i libri durino per sempre, un'idea forse in questo momento ingenua, oggi che ormai si legge poco, che non resta nulla, però i classici sono ancora lì, no? Noi naturalmente siamo dei nani sulle spalle dei giganti, però i classici sono ancora lì, e così come Brunetto Latini aveva insegnato a Dante come l'uomo s'eterna, oggi possiamo dire che Dante è eterno. Dante è morto 700 anni fa, ma la sua poesia è viva, i suoi personaggi sono vivi, Paolo e Francesca sono vivi, il conte Ugolino è vivo, Brunetto Latini è vivo, Pier delle Vigne è vivo, e se ne parla, se ne discute, si fanno delle canzoni, si fanno delle opere teatrali, si fanno delle opere d'arte sui loro personaggi, e la lingua di Dante è viva. Pensate a quante espressioni coniate da Dante usiamo ancora adesso: stare fresco, stare solo soletto, cosa fatta capo ha, non ragioniamo di lor, ma guarda e passa, non mi tange, degno di nota, senza infamia e senza lode, arrivedere le stelle ovviamente, far tremare le vene e i polsi, qui si parrà la tua nobilitate, volsi così colà dove si può, ciò che si vuole, e più non dimandare. Lasciate ogni speranza a voi che entrate, parola che hanno scritto generazioni di studenti per far paura alle matricole.
lingua di Dante è viva, lui l'aveva presa dai mercati di Firenze, per secoli è rimasta la lingua del libro, la lingua parlata soltanto a Firenze, la lingua della Divina Commedia. Poi quando l'Italia è diventata unita si è dovuta dare una lingua comune e l'ha trovata in un libro, l'ha trovata nella Divina Commedia. Oggi noi parliamo la lingua della Divina Commedia, ovviamente evoluta, cambiata, ma siamo un po' in piccolo come il popolo ebraico, che per 2000 anni non ha parlato l'ebraico, gli ebrei della diaspora parlavano la lingua dei paesi dove vivevano, e quando sono tornati nella terra promessa hanno ripreso a parlare l'ebraico, la lingua del libro, la lingua della Bibbia. Ecco, noi italiani oggi parliamo la lingua di un libro, la lingua della Divina Commedia, un libro che davvero ha eternato Dante, come diceva il suo maestro. Spesso nel suo libro lei fa riferimento ai luoghi del bel paese dove si suona, un'espressione che Dante utilizza, Iconia, per identificare l'Italia. Ecco, Dante che idea ha dell'Italia secondo lei, e può essere messo in relazione con il risorgimento che verrà? Dante ci ha dato non soltanto una lingua, l'italiano, ma ci ha dato soprattutto un'idea di noi stessi, perché per Dante l'Italia non era uno stato, c'era l'impero, per Dante l'Italia era appunto un'idea, era un patrimonio di cultura e di bellezza. Per Dante l'Italia aveva conquistato il mondo due volte, con l'impero romano e con la fede cristiana. E per Dante l'Italia aveva una missione, conciliare la classicità e la cristianità, conciliare la Roma dei Cesari e la Roma dei Papi. E dall'incontro tra la cultura classica e la cultura cristiana nasce l'umanesimo. Dante, uomo del Medioevo, e anche, questo lo diceva Fernando Pessoa, il poeta portoghese, il primo umanista. Poi Dante è arrabbiato con l'Italia. Ah, il Serva Italia di Dolore Ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Dante è indignato con gli italiani. È vero che è lui che si inventa l'espressione bel paese, però l'espressione bel paese viene usata in un'invettiva contro i pisani che hanno rinchiuso, fatto morire di fame il conte Ugolino e i suoi quattro figliuoli, in realtà due figli e due nipoti. Ma Dante si specchiava un po' nella figura del conte Ugolino, perché anche Dante aveva avuto quattro figli, Jacopo, Pietro, Giovanni e Antonia, che si era fatta suora col nome di Beatrice, e anche Dante aveva visto i suoi figli patire la fame durante l'esilio. E allora Dante scrive, parlando dei pisani: ai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese là dove si suona, poiché vicini a te punir son lenti, muoversi la capraia e la gorgona, e faccia siepe ad arme in sulla foce, sicché gli annieghi in te ogni persona. Cioè Dante auspica che le isole dell'arcipelago toscano si muovano, facciano diga alla foce dell'Arno, il quale deve straripare e far annegare tutti i pisani. Una cosa terribile, ma nello stesso canto, il 33esimo, quello del conte Ugolino, Dante attacca anche Genova, con cui Pisa, nella generazione precedente, lo suo, aveva fatto una guerra. Anche il conte Ugolino aveva combattuto nella battaglia della Meloria, vinta dai genovesi contro i pisani. E poi Dante ce l'ha con tutti, Dante ce l'ha con Roma. Lui considera Roma il centro della vicenda umana, però la critica la definisce la città dove Cristo tutto di si merca, dove si fa mercato delle cose religiose tutto il giorno. Attacca ovviamente i fiorentini che lo hanno esiliato, scrive che a Firenze solo i mediocri fanno politica, che i capi, i governi cambiano di continuo, che una legge fatta a ottobre non arriva a metà novembre, pare il ritratto dell'Italia di oggi. Scrive che gli italiani sono troppo divisi, Guelfi e Ghibellini, bianchi e neri, Montecchi e Capuleti, Dante anche il primo a parlare di Montecchi e Capuleti, secoli prima di Shakespeare. Attacca i lucchesi, dice che sono tutti barattieri, cioè corrotti. Attacca i bolognesi, dice che tra loro ci sono molti ruffiani. I ruffiani sono coloro che approfittano della bellezza femminile per accumulare denaro o potere, e tra di loro non so perché Dante mette molti bolognesi. Attacca i pistoiesi, mette in scena Vanni Fucci, questo ladro sacrilego che ha rubato il tesoro del Duomo di Pistoia, e gli fa dire: son Vanni Fucci, bestia, e Pistoia mi fu degna tana. Attacca i senesi, anche se per essere un fiorentino non li tratta poi neanche così male, li accusa di essere un po' matti, degli spendaccioni, dei goderecci. Insomma, Dante è molto arrabbiato con l'Italia, però ama l'Italia. E il viaggio all'inferno è anche un viaggio in Italia. E Dante descrive l'Italia. Quando mette in scena Frenata degli Uberti e gli Eretici, Dante descrive un sepolcreto dove le anime degli eretici sono rinchiuse. E lo paragona a due sepolcreti, uno che sta ad Arles, in Provenza, quindi ai confini occidentali dell'Italia,
sorto secondo la tradizione per dare sepoltura alle vittime cristiane cadute combattendo contro i Mori, contro gli infedeli, e l'altro è il sepolcreto di Pola, nel Golfo del Quarnaro, che Italia chiude e i suoi termini bagna, e i suoi confini bagna. Questo verso è stato citato da generazioni di redentisti che erano sudditi dell'imperatore austriaco, ma si sentivano italiani di lingua, di cuore, e si battevano perché l'Italia, perché sulle loro terre potessero ricongiungersi all'Italia. Gli redentisti citavano questo verso, erigevano statue Dante, e si battevano per aprire scuole italiane da dedicare a Dante. Cesare Battisti e Alcide De Gasperi non era un redentista, era contro la prima guerra mondiale, Battisti era a favore, combatterà, verrà impiccato dagli austriaci, si ritrovano insieme in carcere perché si battevano per l'introdurre un'università in lingua italiana, e Dante era una figura importantissima per tutti loro. E questo verso ci ricorda anche la tragedia dei 350.000 esuli istriani, dalmati, giuliani, costretti dopo la seconda guerra mondiale a lasciare le loro case. Dante descrive l'Italia, descrive posti che conosce bene, oltre ovviamente la Toscana, descrive la Romagna ad esempio, e Guido da Montefeltro chiede a Dante notizie della Romagna, e Dante risponde con quello che sembra l'attacco di un reportage di un grande giornalista: Romagna sta come è stata, Ravenna sta come è stata e molt'anni. E racconta poi di Ravenna, di Cervia, di Forlì, di Cesena, fa proprio una disamina della Romagna. Però Dante descrive anche luoghi che non ha mai visto, come la Sicilia, parla dell'Etna, di Scilla e Cariddi, quindi dello stretto di Messina, la definisce la bella Trinacria. Dante descrive ad esempio il lago di Garda, con le Dolomiti in alto, le valli bresciane e bergamasche, Sirmione, il Mincio, Mantova, la città di Virgilio. Dante descrive l'arsenale di Venezia. E perché c'è un legame, secondo me, col Risorgimento? Intanto perché il Risorgimento è il momento di riscoperta dell'identità nazionale, e Dante è un po' il fondatore dell'identità nazionale. Ma anche perché nei luoghi descritti da Dante nell'Inferno è passata la storia d'Italia. Parlavamo prima del Golfo del Quarnaro. Pensiamo all'arsenale di Venezia. E l'arsenale di Venezia ai tempi di Dante era la più grande fabbrica d'Europa. E ancora nel 1848, quando Venezia insorge contro gli austriaci, l'arsenale è una fabbrica molto importante, e non a caso l'insurrezione scoppia lì. L'arsenale di Venezia era comandato da un aristocratico croato, il conte Marinovic, uomo spietato, cattivo. Tutte le volte che gli operai chiedevano un aumento dei loro magri salari, rispondeva forse la prossima settimana. Gli arsenalotti insorgono, fanno prigioniero Marinovic, Marinovic cerca di scappare, gli operai lo pugnalano a morte, lui chiede a un prete, gli operai gli rispondono forse la prossima settimana, a quel punto la guarnigione ha l'ordine di sparare, e lì avviene il miracolo. E veneti rifiutano di sparare su altri veneti, perché la guarnigione che teneva Venezia era composta per metà da soldati croati e per metà da veneti di terraferma che non amavano i veneziani, i gran signori che li avevano tenuti sotto il tallone per secoli. Però, ripeto, veneti rifiutano di sparare su altri veneti, italiani rifiutano di sparare su altri italiani. Risorge la Serenissima, ma Dante, scusate, all'Atlas Freudiano, ma Daniele Manin non vuole l'antico, glorioso leone di San Marco come vessillo, vuole il tricolore italiano con il leone in alto a sinistra, segno che le due bandiere possono stare insieme e segno che il legame bellissimo che ognuno di noi ha con la sua piccola patria, un legame che quando vado in Veneto sento in modo particolare. È bello essere legati al campanile, al dialetto, al territorio, perché la bellezza di essere italiani è anche essere diversi gli uni dagli altri, ma il legame che ognuno di noi ha con la sua piccola patria non è incompatibile con il legame che ci unisce la patria comune, l'Italia. Per questo Dante e Risorgimento c'entrano. Faccio un ultimo esempio. Quando Dante parla di Mantova, parla di Virgilio, a me viene in mente il fatto che a Mantova fu portato prigioniero Ciro Menotti, che era modenese, ma venne portato a Mantova perché sennò a Modena la popolazione l'avrebbe liberato, furor di popolo, e Mantova era una delle fortezze degli austriaci, no? E prima di essere impiccato, Ciro Menotti, il patriota, scrive una lettera alla moglie in cui le dice: non rimpiangermi, tu ritroverai il mio volto in quello dei nostri figli, e quando avranno l'età per capirlo e ti chiederanno chi era il loro padre, tu dirai che era uno che amò sempre il suo simile, il suo prossimo. Questa lettera non poté leggerla la vedova di Ciro Menotti,
perché venne censurata dagli austriaci e fu ritrovata soltanto 17 anni dopo, quando nel 1848 ci fu la grande insurrezione, e soltanto allora la vedova di Ciro Menotti e i suoi figli poterono leggere le ultime parole di Ciro Menotti. Ma io mi sono, leggendo quella lettera, ho pensato che in fondo noi italiani abbiamo questo di straordinario rispetto ad altri popoli. Non solo il fatto che la nostra nazione è nata non da una guerra o dalla politica o dalla diplomazia, ma dalla bellezza, dalla cultura, dalla poesia, ma anche il fatto che i nostri eroi nazionali non sono condottieri che hanno soggiogato altri popoli, non sono generali vittoriosi che hanno spasso il sangue di altri eserciti e del proprio. I nostri eroi sono o poeti come Dante, oppure sono patrioti che hanno saputo morire bene. E con il Risorgimento, nell'irredentismo, nella Grande Guerra, nella Resistenza, senza dire una parola di odio contro i carnefici, ma esprimendo un profondo desiderio di pace, di amore per l'indipendenza e per la libertà. Ecco, questo, di questo secondo me noi italiani possiamo essere orgogliosi. Dante scrive nel primo dell'Inferno: «In fin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia». Sono molteplici le interpretazioni che sono state date a questo personaggio allegorico, a questa figura, ma forse, come lei scrive nel suo libro, è probabile che la profezia sia volutamente vaga, non indica un condottiero o un tempo preciso, ma la speranza di un riscatto futuro. Ecco, a partire da queste sue parole, in tempi così oscuri come quelli che stiamo vivendo, secondo lei, chi o che cosa può essere il veltro oggi? In Ma guardi, tempi che non. la profezia del veltro è uno dei passi più discussi di Dante. Io volutamente non l'ho approfondito più di tanto perché non sono un dantista e perché credo che sia una discussione un po' astratta. Se Dante avesse voluto darci una profezia precisa, l'avrebbe fatto. Io credo che sia inutile cercare di identificare il veltro. Qualcuno ha detto che potrebbe essere Can Grande della Scala, a cui Dante era molto legato, poi Can Grande, no? Il veltro è un cane. Però probabilmente quando Dante scriveva quei versi non era ancora a Verona, quindi a Verona scrive poi il Paradiso. E insomma, in realtà noi della vita di Dante sappiamo molto poco. E quello che sappiamo è quello che ci ha scritto o lasciato intuire lui. Per cui mettersi lì a discutere che cos'è il veltro, secondo me, ha un interesse relativo. Probabilmente Dante intendeva appunto un riscatto futuro. E chi è il veltro? Io non credo che il riscatto possa venire da una persona. L'uomo forte l'abbiamo già sperimentato e non ci è andata molto bene. Io penso che le grandi stagioni della storia italiana siano sempre dovute a un moto di popolo. Ma lo stesso Risorgimento, non è vero che non ci sia il popolo nel Risorgimento italiano. Quando, dopo le 5 giornate di Milano, quando i milanesi cacciano gli austriaci, Carlo Cattaneo va all'obitorio, vuole vedere chi sono questi morti, esamina le loro mani, vede che sono mani callose, mani di operai, mani di artigiani, non sarebbero bastati i sciuri a cacciare gli austriaci da Milano. Bene, pensiamo alla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Beh, fu un grande fatto di popolo. Certo, la spinta era anche l'egoismo o il familismo, l'idea di non avere più fame, l'idea di. Io ho scritto un libro che si chiama proprio sulla ricostruzione, che si intitola Giuro che non avrò più fame. L'idea di lavorare, di darsi da fare, di non patire più la fame, di anche di arricchirsi, perché no? Perché poi alla fine, se il sistema fiscale è equo, una parte della ricchezza prodotta viene redistribuita. Io non credo al veltro, non credo alla persona salvifica, credo alla volontà degli italiani di riscattarsi. Vedremo se dopo la pandemia riusciremo a ricostruire. La pandemia è stata affrontata con grande coraggio dai medici, dagli infermieri, e in Veneto, ad esempio, si è fatto molto per il tracciamento, però insomma le classi dirigenti spesso sono venute meno. In Lombardia la gestione non è stata affatto brillante, con i vaccini siamo in ritardo. Alla fine non è un evento salvifico o una persona che viene a salvarci, siamo noi che dobbiamo salvarci, siamo noi che dobbiamo ritrovare la fiducia in noi stessi e anche un po', come ha detto Mario Draghi nel discorso di insediamento al Senato, l'orgoglio di essere italiani, perché qui siamo quasi arrivati a pensare che essere italiani sia una sfortuna. Mentre essere italiani è un'opportunità ed è una responsabilità, vuol dire essere all'altezza di un patrimonio unico al mondo, non solo di arte, di bellezza, di cultura e di poesia, ma anche di valori morali che i nostri padri ci hanno lasciato. In conclusione, avrei un'ultima domanda da porle sulla base di una osservazione che è sorta dalla lettura del suo libro Riveder le stelle. Come lei sottolinea nel testo, la limpidezza morale di Dante ha il carattere dell'assolutezza che non deroga ai suoi principi. Secondo lei non rischia di apparire eccessiva questa assolutezza ai nostri tempi? Beh, Dante è un uomo di grande coraggio fisico e intellettuale.
Fisico perché combatté a Campaldino contro gli aretini come feditore, come cavaliere di prima linea, e questo un po' di coraggio se ne vuole. E poi coraggio intellettuale perché attacca tutti i potenti del suo tempo. Dante mette quattro papi all'inferno. Celestino V che fece per viltà del gran rifiuto, che si dimise lasciando via libera al grande nemico di Dante, Bonifacio VIII. Dante attribuiva a Bonifacio VIII la responsabilità della rovina di Firenze e della rovina sua personale, perché mentre Dante era a Roma come ambasciatore di Firenze, Bonifacio VIII traccheggiava, prendeva tempo, rifiutava di riceverlo, diceva aspetta, 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 e nel frattempo i neri, la parte avversa, quella di Dante, prendevano il potere a Firenze con l'aiuto appunto del Papa. E Bonifacio VIII già si preannuncia che andrà all'inferno tra i simoniaci, dove ci sono anche Niccolò III, Papa Orsini, e dove avverrà anche Clemente V, Papa francese. Quindi quattro papi del suo tempo all'inferno, più due papi in purgatorio, tra cui Martino IV, tra i golosi, perché era ghiotto di anguille e vernaccia. Questo per dire che Dante è molto intransigente. Dante è indignato. I tiranni dell'Italia del tempo li mette all'inferno soffocati dal sangue che hanno versato. Più sangue hanno versato, e più sprofondano nel sangue stesso. A qualcuno spuntano soltanto gli occhi. E sono immagini molto forti. Dante fa i nomi. Dante manda all'inferno Branca Doria, era un uomo potente della grande famiglia genovese dei Doria, che però abitava in Sardegna, e fece venire dei suoi familiari a un banchetto e li fece uccidere per impadronirsi delle loro terre. E Dante scrive che l'anima di Branca Doria era piovuta nell'inferno subito dopo il delitto, e lui è ancora vivo. Mangia, dorme, beve, veste panni, ma in realtà lui è già morto e c'è un demone che si è impadronito nel suo corpo. E Branca Doria era ancora vivo. Dante era un esule e chiunque poteva uccidere. Insomma, Dante ha un grande coraggio intellettuale e Dante è molto indignato. È arrabbiato con l'Italia, con gli italiani, è amareggiato. Tu proverai, sì, come sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e salire per l'altrui scale. Chissà, forse se Dante non fosse stato esiliato avrebbe avuto una vita più felice, ma non avrebbe scritto la Divina Commedia, o comunque non così. Non c'è dubbio che questa sua indignazione oggi a noi possa parere persino eccessiva, possa parere un po' moralistica. Però la capacità di indignarsi di fronte al male è una grande qualità, una grande virtù. Perché Dante punisce così severamente gli ignavi? No, gli ignavi sono quelli che non scelgono, quelli che non si scandalizzano di fronte al male. Gli ignavi sono gli angeli che, quando ci fu la ribellione, gli angeli ribelli non presero, non si schierarono né con loro né con Dio. Ecco, l'ignavia, il fatto, la zona grigia, noi oggi diremmo, è una cosa che fa arrabbiare moltissimo Dante. E anche gli adulatori, ad esempio, sono puniti, gli ipocriti sono puniti in modo molto severo. Anche Dante era un uomo franco, diretto, polemico. Insomma, era un uomo, non ho temore di offendere nessuno a dire che era un uomo virile. Virile vuol dire avere i baffi, vuol dire avere una forza morale, che poi c'è anche, che c'è a maggior ragione nelle donne. E poi non abbiamo parlato di questo, ma lasciatemi dire almeno una parola. Cioè, Dante ha una concezione molto moderna della donna. In un tempo in cui si discuteva se la donna avesse o no l'anima, Dante scrive che la specie umana supera tutto ciò che è sulla terra grazie alla donna. È la donna che salva l'uomo, Beatrice che salva Dante. Anzi, c'è proprio una catena di donne che si mette in movimento, e la Madonna vede che Dante è in difficoltà nella selva oscura, va da Santa Lucia. Dante era molto devoto a Santa Lucia, protettrice della vista, perché da ragazza aveva avuto una malattia agli occhi e attribuiva la guarigione all'intercessione di Santa Lucia. E Santa Lucia va da Beatrice, la quale scende dal paradiso all'inferno, poiché l'inferno non la tange, va da Virgilio e gli affida Dante, e poi Beatrice prenderà in consegna Dante all'inizio del paradiso e lo condurrà sin davanti al volto di Dio. Per Dante la donna è la meraviglia del creato, il capolavoro di Dio. È Beatrice che raffigura idealmente tutte le donne amate, non soltanto le mogli, le fidanzate, ma anche le mamme, le sorelle, le figlie, le nonne, le nipoti. Beatrice è la meraviglia delle meraviglie. Dante può essere anche dolcissimo nella sua poesia, ma può anche essere indignato. E questa indignazione, che a noi può sembrare moralistica, è la sua forza, perché è l'indignazione di fronte al male. Dante si pone il problema del male. I diavoli di Dante non sono veramente cattivi o spaventosi. Il diavolo può essere raffigurato in molti modi, può essere
affascinante come Mefistofele, può essere terrificante come il diavolo cinematografico della saga dell'esorcista, oppure può essere buffo, grottesco. I diavoli di Dante sono quasi figure della commedia dell'arte. L'inferno è dentro di noi, il male è dentro di noi. E Dante denuncia questo male, e questa sua indignazione di fronte al male e al peccato è qualcosa di positivo, di nobile, che può far bene anche a noi, nostri lettori, che 700 anni dopo la morte di Dante ancora godiamo della sua parola ancora così viva e così forte. Ripeto, la Divina Commedia, l'ha detto Borges, è il più bel libro scritto dagli uomini. Un libro scritto in italiano, nella nostra lingua, da un italiano, un nostro compatriota. Insomma, c'è di che esserne fieri. Bene, ringrazio il dottor Cazzullo per la disponibilità e per insomma, queste interessanti osservazioni che ha voluto condividere con noi in questa occasione. Grazie ancora. Ringraziamo professor Gioachim, ringraziamo il dottor Cazzullo, che osserviamo è la terza volta che viene a Este. Speriamo che questa volta suggelli un'amicizia che continui nel tempo. In ogni caso, la sua intervista ha confermato la competenza, la pertinenza e la capacità di comunicare, che è prezioso soprattutto per gli studenti che vorranno partecipare al concorso premio. Di nuovo grazie, ma soprattutto arrivederci a Este. Grazie dottor Aldon, grazie professore, grazie a tutti gli studenti, e vorrei rivolgere un pensiero particolare ai ragazzi che faranno questo concorso, perché vedete, io ho dei figli che sono un po' più grandi di voi, conosco la vostra generazione, so che avete pagato un prezzo molto alto la pandemia, so che questo è stato un anno durissimo per voi perché non avete potuto ritrovarvi in classe, avete perso sicuramente qualcosa in termini di socialità, così. Però non lasciatevi deprimere, se posso darvi un consiglio, un augurio, non lasciatevi deprimere e considerate il fatto che essere italiani, ed essere veneti in particolare, io ho scritto che il Veneto per me, insieme con la Sicilia e la Toscana, è la più bella regione d'Italia, perché ha tutto, al mare, la pianura, la collina, la montagna, che montagna, le Dolomiti, il lago di Garda, Venezia, Padova, Est, le città murate, città di una bellezza incomparabile. Non pensiate che, lo ripeto, che essere italiani sia una sfortuna. Neanche a me piace l'Italia di oggi, ma la vorrei profondamente diversa, ma non possiamo buttarla via, la dobbiamo cambiare un poco alla volta. È l'unica Italia che abbiamo, la dobbiamo migliorare un poco alla volta. E sono convinto davvero di questo, che essere italiani non sia una sfortuna, ma sia un'opportunità. Quindi abbiate fiducia in voi stessi e in quello che potete fare, che è moltissimo. Allora buon concorso e in bocca al lupo.